Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono Sergio Lucchetta, presidente regionale FIP, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, aderente a Confcommercio. 8.000 aziende associate in Friuli Venezia Giulia, 300.000 in Italia, 1.800 nella provincia di Pordenone. Quindi sicuramente l'associazione più rappresentativa del settore dei pubblici esercizi, ristoranti, bar, agenzie di viaggio, spiagge, discoteche, tutto quanto riguarda il settore del turismo, diciamo, e delle nazioni. La FIP di Pordenone, la provincia di Pordenone, ha aderito sicuramente all'inizio a quanto ci ha suggerito la FIP di Pordenone. Volevamo fare questa iniziativa, abbiamo detto ci siamo, perché i nostri sono professionisti del settore e quindi abbiamo organizzato 10 incontri sciocchi della fiera, ne abbiamo fatti due ieri, oggi è il terzo, in cui i nostri chef, dopo vi presento lui, io sono milanese, direi che è un San Formento, come tutti i cuochi, Mario Signora, comunque lo presento un pochino meglio dopo. Allora, dicevo, piatti del territorio fatti con prodotti del territorio. Mario Signora del ristorante Il Rifugio di Budoia farà la prova casereccia. Molto velocemente, l'ho detto prima ma lo ripeto, noi in Friuli Venezia Giulia abbiamo il Montaggio, abbiamo il prosciutto di San Daniele. Il terzo prodotto importante della nostra filiera agroalimentare è la trota. Il Friuli Venezia Giulia produce il 30% della trota di allevamento nazionale, la provincia di Pordenone produce la maggior parte di questo 30%. Dico solo una particolarità, la trota vive, nasce e vive vicino alle risorgive e alle sorgenti. Dove c'è l'acqua pulita? Dove c'è l'acqua pulita, come diceva Mario, e quindi le nostre acque sono pulite. Dicevo prima, questa è quindi l'esaltazione della professionalità dei cuochi della nostra federazione che presenta questi piatti. Saluto il direttore generale Fipe che è entrato in questo momento, ci ha raggiunto Roma, Cernobbio, Firenze, però ci ha raggiunto per essere presente. Grazie Presidente, allora, Mario Signora è chef del Rifugio dal 1992, anno della procura. Nasce a Budoia, quindi è nato, vive, lavora a Budoia, a volte viene a Pordenone. Scusi, indigeno autoctono. Quindi è anche lui un prodotto tipico del Allora, dicevo, inizia a lavorare nel 1970 e come tutti i lavoratori di questo settore, del nostro territorio, emigra. Emigra e va a far conoscere il nostro territorio. Emigra e va a far conoscere il nostro territorio in giro per il mondo. Lavora in Costa Smeralda, lavora a Porto Cervo, lavora a Porto Rotondo, ritorna poi in Friuli Venezia Giulia. La malattia della fiera, continuamente, si va in giro e poi si torna a casa, per fermarsi a casa, per produrre, per vivere a casa. Lui definisce la nostra storia. Che c'è stato un periodo sabbatico e quindi in questo periodo sabbatico rimane e decide di aprire un locale a Budoia. Le note che ha messo lui, lo leggo, dice: nonostante ciò non ha maturato l'esperienza sufficiente per ritirarsi, c'è sempre da imparare. Grazie. Oggi è una di quelle esperienze, perché è sempre bello lavorare, noi cuochi lavoriamo dietro. Poi la bella figura li fanno i camerieri, però il prodotto lo facciamo noi. Quindi questa è una delle occasioni che noi ci
mettiamo alla prova anche davanti alla gente per fare qualcosa di interessante. Io sono un grande amante del pesce, la trota, specialmente la trota iridea, che è la nostra trota friulana. Tutti questi anni, più di 21 anni di lavoro al rifugio, ho trovato una valida collaborazione nella Friulitrota e nella Friulitica di Corbenosa. Friulitrota, che è la regina di San Daniele con le troppe affiancate, e la Friulitica di Corbenosa, che è uno dei più grossi vivai che abbiamo nella zona. Basti pensare che la Friulitica ha avuto la conformità di capacità anche per fare gli utilizzati. Quindi per fare gli omogenei pesce, trote, per esempio, per non fare nomi, si conoscono tutti, la politica di come non sa ha avuto il benestare, le linee di qualità per fornire le trote, per fare gli omogenei per i bambini. Quindi tutto dire, le acque pulite e tutto qua. Il locale, abbiamo detto, cambia nel 92 ed è la ristrutturazione di un rifugio di montagna, di una casera, costruito attorno alla metà dell'Ottocento. La storia della casera è proprio parte dell'economia di quel territorio. Tutto quello che veniva prodotto in montagna passava per la Val di Roda e la casera era un punto di riferimento, era il punto dove venivano portati tutti i prodotti della Val di Roda. Ma io ho visto questa casera, se ne è innamorato, era dove andava a giocare a nascondino da piccolo e niente, ha deciso di ristrutturarla e di aprire questa casera. Chiaramente lui cucina i prodotti del territorio, segue la stagionalità, la moglie è assieme a lui, si occupa dei vini e della sala. Qui fra noi c'è una persona, l'unica persona che ha dato da mangiare un biclinto, è lui. Il 29 luglio 99 Bill Clinton, allora presidente degli Stati Uniti d'America, è andato a mangiare al rifugio. È da allora che vi chiedo cosa ha mangiato Bill Clinton al rifugio. Beh, prima di tutto bisogna premettere che anche lui, come noi, mangia, gli piace mangiare, dicono bene. Però è un grande amante dei funghi crudi, quindi era il primo esatto per avere i porcini crudi, nostri, belli, bianchi, friulani. E gli ho preparato due antipasti a base di funghi crudi, uno assieme a un carpaccio di cervo e l'altro solo una semplice insalata con un taglio stagionato a 36 mesi. E poi ha assaggiato qualcos'altro. Diciamo che oltre questi tre antipasti che io gli ho preparato, tutto il resto lui ha chiesto, perché conosceva già il mio menù, chissà chi gliel'ha dato, ma conosceva già il mio menù. Quindi senza leggerlo lui mi ha chiesto le tagliatelle, mi ha chiesto il filetto di cervo, e per finire poi si è mangiato anche tre fette di dolce, quindi ha saporato bene la nostra cucina. Ha detto che dopo? Sì, ma vediamo questo un altro tra poco. Il rifugio d'inverno all'interno ospita 45 persone circa attorno al stube, c'è stata una terrazza esterna per cui non può che esserci un invito di andare a fare anche sinora. Dico ancora un'altra cosa, poi mi fermo e lascio la palla a Manlio. Questo piatto verrà degustato con un abbinamento di pinocchio dell'azienda Fernanda Cantetto. Il canale vedere quando invece si parlerà nei poi di questo. Mario, io cosa dai da assaggiare con il canale? Allora io volevo, siccome non mi accontento di fare le cose normali, volevo fare qualcosa in più. Io ho preparato con la trota affumicata di San Daniele, regina di San Daniele, un'insalatina di orzo con pinocchietto selvatico e sedano bianco, che adesso i ragazzi del Royale gentilmente mi porteranno come entrée. E poi al tavolo porteremo anche delle sfogliatine di farina fatte con i vini della Fernanda Cappello. Allora, una con il rosso di Cappello e una con il bianco di Cappello. Sono delle sfogliatine fatte solo con olio d'oliva, senza lievito. Invece dell'acqua ci mettiamo i vini. Quindi è come un cracker. Prego. Se i ragazzi portano, così cominciamo. Poi cominciamo a parlare della ricetta che andremo a preparare. Allora, io avrei dovuto far
di vedere si legge una crota, cose della lista, tutte quelle cose lì. Ma adesso al mercato da che si vendono, si trovano anche i filetti già sfilettati, già puliti, senza gli spini, senza dover togliere tutti gli spinetti con le pinzette. Questi sciocchi hanno sempre meno voglia di farlo. Sì, infatti, ma noi lo facciamo per le signore o per chi si mette in cucina per non sporcare troppo. Dimenticato prima di ringraziare il signor Polesello dell'azienda Arlex che ci ospita in questa arena. Stiamo lavorando, dicevo prima, stiamo sporcando la sua cucina, ma lui è invito che questa cucina venga sporcata. Scusami se ti ho interrotto, ma mi sembrava doveroso. Hai fatto benissimo. Allora io adesso preparerò questa variante della cronaca della Casa Vecchia che si trova nel libro che abbiamo selezionato, le ricette del Pordenonese, preparata già in filetto. Io devo solo togliere la pelle esterna e poi preparare la ricetta e di seguenza, in conseguenza, gli darò tutti i procedimenti man mano che andrò a fare. Nazionale col mercato ittico del pesce di Milano. Lunedì ci sarà la tavola rotonda alle 11 di mattina nella sala cucinare 2 che parla di casi di successo nella ristorazione raccontati dai protagonisti, e qui ci saranno due imprenditori di successo, uno è la prosciutteria Dall'Ama in Friuli Venezia Giulia e un altro è un ristorante di Roma, la Dux, che sono ristoranti, attività imprenditoriali che in questo momento, nonostante questo momento di crisi, stanno lavorando con successo. Il prossimo appuntamento presso la Regna Elettro, San 18, è Braiva di Casa, con questo tipo di degustazione di piatto tipico, degustazione di vino nel nostro territorio, Braiva di Casa del Borgo Chiurlo di San Vito Sagliamento, dove ci sarà una faraona alla Braiva. E poi ricordo domani, domenica, sempre alla Rai Electrolux, alle 17.30, Coaching Braiva con gli asparagi, fatto dalla prosciutteria Doc. Alle 18.30 ci sarà due chef che parleranno, lo chef della prosciutteria Doc e lo chef della Primo, Andrea Canton, chef stellato da 30 anni, dove faranno della mangia delle nostre stalle. Questi sono e sempre presso lo stand VIP e saranno ogni tanto solo delle illustrazioni di prodotti tipici certificati nel territorio. Mario, devi aggiungere qualcosa? Niente, spero che sia stato un buon passaggio. E non bisognerebbe un passaggio a fare. Grazie. Grazie. Spero che in questo modo si possa anche apprezzare il pesce, la trota, che per me è il più grande pesce di fiume che esista, come bontà, come proprietà, non parliamo del classico omega 3, ma della salubrità, della chiarezza in questi momenti che bisogna sempre cercare di dimagrire, sempre tutti a posto. Mangiare un filetto di trota ogni tanto è sempre bene. Grazie.